Buongiorno a tutti! Oggi mi vedete allegra perché non so, anche se è brutto tempo, oggi sono allegra. Allora, questo è il trucco che vedrete prossimamente sul canale di Bionic France. Chi ancora non si è iscritto, si può iscrivere, vi prego. Allora, in questo video vi mostro a grandissima richiesta tutto ciò che ho acquistato a New York. New York, il luogo della perdizione per chi è appassionata del make-up, non tanto perché in mezzo alla strada si vedono cose strane, ma perché trovate tutto. Tutto ciò che avete visto online a New York c'è. Tutto ciò che desiderate, al di là della professione che svolgete, c'è. Quindi io sono andata alla Sephora e ho comprato il mondo. Già avevo una lista di cose che dovevo comprare, poi lì per lì mi sono lasciata trascinare da tutto e quindi ho acquistato anche altre cose. Ma non sono riuscita ad andare nei drugstore, cioè ne ho visti due, non avevano granché e ovviamente il mio ragazzo Santo Marco mi ha portato in tre Sephora diversi, quindi non potevo chiedergli tre Sephora diversi e due drugstore che non erano poco forniti comunque. E non potevo chiedervi ancora, andiamo al drugstore, quindi alla fine ho acquistato quasi tutto da Sephora, tranne una cosa in un drugstore, insomma. Come sapete, lì in America vendono marche che in Italia non ci sono, nel Sephora dico, quindi li potete comprare solo online. Non che tutto si trovi online, ma la maggior parte sì. Inizio subito dalle tinte labbra, perché voi sapete che io sono una drogata, drogata di tinte labbra. Ho letto un po' su internet diverse recensioni, quindi sono andata all'Ispedita ad acquistare delle tinte labbra. Ho comprato quattro tinte labbra di Anastasia Beverly Hills, super recensioni positive, ma ne ho provata una per un bel po' di tempo, infatti. Ma rispetto a quelle di Kat Von D, che tra poco ve le mostro, mi durano di meno, quindi mi sono pentita di averne comprate quattro e magari ne compravo una in più, due in più di Kat Von D, ero più felice. Però, anzi, voi le avete provate queste tinte, però questi sono i colori, noterete che la maggior parte delle tinte hanno un po' questo colore qui, quindi va sul rosa, solo qualcuna su pesca. Ho una malattia per questi colori ultimamente. I colori che ho comprato si chiamano Dusty Rose, Craft, Catherine e Sugar Plum. Dicevo, di Kat Von D ho acquistato queste tinte qui, oltre alla palette che tra poco vi faccio vedere. E Lolita che mi avete straconsigliato è questa qua che è meravigliosa, assomiglia un po' alla tinta di Wycon, la numero 28, quella mandorla, però ha una resistenza pazzesca, cioè io l'ho messa in riunione, ho mangiato, cioè l'ho messa la mattina alle 8, mi ricordo. Ho fatto lo spuntino alle 11, ho pranzato ed era ancora lì, veramente pazzesca. E poi questi altri due colori, la viola e quest'altra che è Bauhaus, una cosa del genere. E c'è anche Bauhaus 2, così come Lolita 2. Questo perché queste due sono quelle più vendute in assoluto di questo brand e quindi hanno fatto due varianti. Ma alla fine ho preso solo tutte e tre, anche perché ragazze costano comunque, tutte le tinte che vi sto facendo vedere sembrano una cavolata ma costano. Poi ho comprato, ma non ho ancora provato, la tinta anche Stila, perché anche Stila fa le tinte, ma anche Tarte, però Tarte non ho acquistato le tinte. Però una tinta Stila l'ho voluta comprare perché mi sono trovata bene con questo brand, cioè ho acquistato una palette eyeliner a go go e quindi ho detto ma voglio provare anche le tinte. E la tinta è Aria. Poi del marchio Sephora ho comprato questa tinta qui che è la 14, che in Italia non si trova più. L'ho cercata in tantissimi store, mi hanno detto che è uscita fuori produzione, però l'ho vista lì, l'ho presa al volo, anche perché le tinte labbra di Sephora sono eccezionali, veramente sono bellissime. Ma credo che non le facciano più perché in Italia, secondo me, questa è una mia intuizione, stanno arrivando queste qua, che sono le Pro. Si chiamano Luster Matte Long Wear Lip Color, quindi praticamente sono matte lumière, sono matte ma lumière, questa contraddizione, non lo so, comunque costano tipo 2 euro in più rispetto a queste qui basic,
E ho comprato una di queste proprio perché volevo un attimino vedere. Poi, non in America, però ve le volevo mostrare, visto che stiamo parlando di tinte, però le ho comprate proprio l'altro ieri da Sephora. Ho comprato le nuove tinte di Too Faced. Questa qui l'ho già utilizzata, questa, che è veramente, sono meravigliose, sono un po' secche, devo dire la verità. Bend and Snap ho provato, però diciamo che c'è una buona durata. Questa qui l'ho messa due volte, ho avuto un po' di difficoltà nella stesura, però una volta che si asciugano non le smuovete più. Sempre parlando di labbra, mi sono lasciata tentare da Ben 2 Sugar. Fresh Sugar, insomma, questo marchio qui che fa dei burri di cacao che ne parlano tutti benissimo, non hanno un inci buono, vi anticipo che non hanno un inci buono, però dicono che sono eccezionali, ma tante di quelle recensioni positive che ho visto che alla fine ho detto no, vabbè, le devo provare. Allora ho comprato il classico, cioè questo qua. Poi sono entrata in un secondo Sephora, ho visto che c'erano tantissimi colorati e alla fine ho comprato anche questo. Però questi mi ricordo il prezzo, costano 30 dollari l'uno e per un burro di cacao, cioè veramente è troppo, cioè è troppo. Sempre da Sephora ho acquistato la cipria di Laura Mercier, questa qui questa trasparente, la translucent, che è quella classica molto molto sottile. Io ho il pot piccolo che utilizzo tantissimo per il contorno occhi e quindi avevo bisogno della cipria. In Italia è difficile da trovare, cioè almeno a Napoli, Campania è difficile da trovare, quindi l'ho comprata lì. Poi sono stata folgorata da uno stand di Estée Lauder che vendeva un sacco di prodotti. Non era Estée Lauder classico, si chiama The Est Elite. E ho comprato questo qui che è un pot che ha, è fatto così, c'ha l'eyeliner o la base, io ho scelto ovviamente il prugna, e il pigmento all'interno che è metallico, il colore che ho usato, che ho comprato è appunto il prugna, ma c'era il blu, il verde, ce n'erano tanti. Visto che non l'ho mai visto in Italia uno stand del genere, mi sono lasciata incantare e l'ho acquistato. Questo ad esempio era un acquisto che non avevo preventivato però. Poi, gruppo Sephora, ho comprato le spugnettine piccole per il contorno occhi e visto che già ho le beauty blender, volevo confrontarle. Le beauty blender le utilizzo tantissimo, quelle per il contorno occhi sono ottime e quindi ho detto proviamole. Eyeliner, allora ho comprato, visto che in assoluto il mio eyeliner preferito è questo, cioè quello di Stila in penna, che fa un eyeliner preciso, nero, pulito, fantastico, ho deciso di comprare questi tre colori che sono verde, marrone e azzurro. Queste online non le ho trovate da nessuna parte, cioè è veramente impossibile da trovare e non ho preso la nera perché costava uguale ad ASOS dove compro io solitamente gli eyeliner di Stila e quindi non l'ho presa, però queste qui spero siano bellissime. E poi sotto vostro consiglio ho comprato anche l'eyeliner di Kat Von D, che dicono sia migliore di quello di Stila, quindi lo proviamo. Lei, questa qui, questa marca qui, Becca, è l'illuminante più bello che c'è in assoluto, cioè ne parlano tutti benissimo, il pack è questo. C'era anche liquido, ma ho preso quello in polvere perché lo trovo più pratico. Ed è meraviglioso. Però ho preso questo qui di limited edition perché era quello che mi entusiasmava di più, che ha questo scatolino oro, insomma. Poi di Anastasia Beverly Hills ho preso questo, che è un kit di illuminanti, vedete come sono, e sono questi caldi perché effettivamente noi siamo calde, ragazze. Non è inutile che parliamo di sottotoni rosa. Noi, soprattutto le mediterranee qui, siamo tutte calde, tranne qualche rara eccezione di rosate. Quindi alla fine era quella più pratica per me lavorativamente. Vedete come sono, cioè c'è uno con un piccolo sottotono un po' più rosa, però effettivamente sono bellissimi, li ho già provati e devo dire che l'effetto è veramente molto bello. Quello che riuscirò a utilizzare di meno è questo, che è bronzed. È un colore che tende ad essere un po' marroncino, un po' scuretto, però volendo lo posso utilizzare anche come ombretto. Della Tarte ho preso queste due, che sono due palette. Allora, avevo preso inizialmente questa che era vicino alle casse e siccome della Tarte non avevo preso niente, ho preso questa al volo perché sono toni nude.
E io utilizzo tantissimo queste palette piccoline perché me le porto dietro se vado fuori qualche giorno, non occupano spazio e sono meravigliose. Hanno proprio, sembra cioccolato, ci sono questi toni che c'è sia il prugna che piace a me tantissimo, sia il marrone, sia i illuminanti opachi che questo qui è dorato, insomma appena l'ho vista l'ho sbocciata, mi è piaciuta tanto e l'ho presa. L'altra palette che è questa, che è quella un po' più tra virgolette importante, ed è una di quelle che io vedo più in assoluto sul web, sia su Instagram e YouTube. È questa qui, all'interno io ho visto che ci sono alcuni colori uguali a questa qui, è come se questa fosse la miniatura, è veramente spettacolare comunque. Non l'ho ancora provata, non vedo l'ora di provarla, appunto se volete vi faccio un video. Sì, anche questa sta di cioccolata. O è il mio stomaco che sto a dieta o è veramente che sta di cioccolata. E poi, ultimo acquisto da Sephora, è questa. Anche questa meravigliosa Kat Von D fa questo forse è uno dei prodotti più conosciuti di Kat Von D ed è una palette per il contouring che ovviamente sono tutti opachi. La cosa a me mi entusiasma e ci sono tre colori per le ombre e tre colori più piccoli per i punti luce. E vedete com'è meravigliosa, cioè. Ultima cosa, cioè l'ultimo acquisto che ho fatto in un drugstore unico e solo, è questo qui che ha un fondotinta della L'Oreal. L'Oreal, L'Oreal, ho di nuovo termine, L'Oreal lo chiamo, L'Oreal, che è il True Match. Io non l'ho mai visto in Italia ed è molto liquido, vedete com'è? Mi sono pentita perché quando sono andata ad aprirlo ho visto che era già stato aperto, quindi io spero non sia cambiata la formulazione okay, o si sia seccato. Comunque ce n'erano tantissimi colori, ne ho preso giusto uno perché comunque non ero sicura sul finish, okay, quindi ho detto vabbè lo provo, se casomai mi piace la consistenza vedo di trovarlo online. Non puoi tornare in Italia se non passi prima da Victoria's Secret. Allora, sono entrata lì con l'intento di comprare esclusivamente una mutandina, anche se comunque in Italia la potevo comprare, la dovevo comprare in America. Quindi vi mostro la mutandina, non vi impressionate perché è una mutandina molto sexy e sì, sexy. Lasciamo stare, vabbè, il taglio, il modello che veramente può essere un po' così, però è una mutandina coloratissima. È veramente un perizoma, vabbè, comunque è coloratissimo, quindi lasciamo stare. E poi ho preso questo con la conseguente litigata con il mio ragazzo perché diceva hai speso troppi soldi e ciu 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 ciua e bla 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 bla. Alla fine ho preso un profumo che è il Tease, questo qui che mi ha consigliato lui tra l'altro, cioè tra tutti i profumi alla fine piaceva questo a lui e sapendo i miei gusti dolci ha fatto proprio bene, non l'ho ancora aperto, vedete, perché volevo aprirlo prima di terminare il mio profumo di Yves Saint Laurent Black Opium che dopo 2 giorni che sono tornata dalle vacanze mi è caduto a terra e quindi è arrivato il momento di aprirlo. E niente, è tutto. Io spero che questo video a me i video haul non piacciono tanto, però so che a voi piacciono tanto e poi soprattutto è un video haul differente, cioè stiamo parlando di brand americani che in Italia non si trovano, quindi se andate in America, il mio consiglio in assoluto è comprare almeno una tinta della Kat Von D. Questo qui della Sugar Fresh Sugar, che è il loro burro di cacao più famoso in assoluto, che non ho ancora provato, però ne parlano tutti bene. Un eyeliner di Stila perché è eccezionale, e magari una palette o di Tarte o di Stila, perché comunque sono le due aziende che in Italia veramente non si trova nulla. Di Anastasia Beverly Hills, che tutti ne parlano benissimo, prodotti per le sopracciglia, io comunque già li avevo comprati online, quindi no, ho lasciato proprio perdere. Però appunto più che altro quello, illuminante, insomma, cioè l'America è il luogo della perdizione, ragazzi, è il luogo della perdizione. Io vi do un bacione e ci vediamo al prossimo video.